emozionato anch'io, perché vedere tanti volti e quei messaggi che ci siamo scambiati stamattina, veramente ho sentito e sento la famiglia dell'analisi transazionale italiana. Ecco, a questo punto abbiamo visto da dove proveniamo, l'inizio della nostra storia insieme, cosa è accaduto fra noi finora in questo percorso. Ci siamo soffermati sul significato del nostro essere qui. Ora la linea del tempo ci conduce verso il futuro e la domanda è: dove stiamo andando? Mentre ne parlavamo tra noi, in uno degli ultimi incontri notturni, che siamo diventati specialisti in incontri notturni tra noi presidenti, pensando al futuro, Susanna Bianchini, Susi, ha detto: cosa ci piacerebbe sognare? Da eterno sognatore, chi mi conosce sa che lo sono, mi è piaciuto pensare al futuro come il frutto di un sogno. Qual è allora il nostro sogno? Continuare a lavorare insieme, nei vari modi che la creatività nostra e di ciascuno di voi ci suggerirà, per portare avanti in modo potente la validità della nostra analisi transazionale nei vari campi di applicazione, muovendoci sulla scia del clima di cooperazione che stiamo sperimentando tra noi. Fare nel 2021 seminari telematici? Progetti di ricerca insieme? Una strada nella quale abbiamo iniziato a fare i primi passi? E perché no, un sito comune di tutte le associazioni? Idea già nata dopo il primo convegno. Le idee, le possibilità sono tante. Voi, con i vostri desideri e le vostre idee, ci indirizzerete senz'altro. Ma qual è la base che ci fa intravedere la possibilità che il sogno diventi progetto comune? Ci sembra sia il fatto che stiamo crescendo, e non solo in età, come qualcuno di voi magari sta pensando, ma anche come gruppo. E in questo processo evolutivo sempre più emergono le caratteristiche di ciascuno che rappresenta la propria associazione e sempre più sperimentiamo la bellezza di sentirci un gruppo. La nostra relazione, basata sul rispetto genitoriale, sulla stima adulta, che c'è sempre stata, arricchita dal divertimento del bambino e dall'averci al cuore l'un l'altro, no? Del genitore, e penso qui alle telefonate e agli sms per informarci della salute di chi non stava bene tra di noi, gli auguri per il compleanno, all'indossare la mia giacca da camera negli incontri web, nei famosi incontri web notturni, a chiarirci nelle inevitabili situazioni di conflitto, piuttosto che accumulare bollini e rompere rapporti, alla partecipazione ai convegni organizzati dagli altri. Ecco, tutte queste cose rappresentano una certezza oggi. Gli obiettivi comuni e il legame che ci unisce oggi ci fanno credere che se è vero che se uno sogna da solo può essere un'utopia e se si sogna insieme l'inizio di una nuova realtà, crediamo fermamente che ora che le associazioni italiane sognano insieme, tutti noi stiamo vivendo l'alba di un nuovo giorno. E chissà quali orizzonti ci aspettano, carissimi. Siamo vicini al Natale e mi vengono in mente i re magi che nell'oscurità si muovono seguendo una stella. Ognuno porta il suo dono e camminano insieme, rischiano insieme, affrontano difficoltà, perché credono nel sogno e contano l'uno sull'altro. Ecco, nella notte oscura dell'umanità che stiamo vivendo, noi ci sentiamo così. E vedendovi oggi, direi che non solo noi sette ci sentiamo così, ma tutti noi analisti transazionali italiani ci sentiamo così. Grazie.